Ma innanzitutto mi ritengo fortunato perché negli ultimi 4 anni, e questo è il quinto, avere la fortuna di allenare il Milan e poi la Juventus non è da tutti. Sono emozionato perché sono al primo giorno e sono anche un po' arrugginito dalle conferenze stampa perché ormai è 6 mesi che non faccio più una conferenza stampa. Noi abbiamo subito tra Sampdoria e Inter delle decisioni contrarie e credo di non aver mai detto niente o fatto polemica. Gli faccio una domanda. Eh sì, parlo con lei, con chi devo parlare. E poi mi manda a ridere perché l'ho detto anche l'altro giorno in intervista. Alla prima mi vuole fare insegnare e imparare l'inglese. Poi lo spagnolo. Siccome, ripeto, a scuola sono andato poco. Per me è difficile in 2 mesi imparare 2 lingue. Quindi, bravo. Migliorare l'italiano, perché c'è sempre a migliorare. O il piemonte. Il cinese ci vuole un po' più di tempo. Il bollettino come va? Nel senso di Chiellini? Il tempo anche ha nevicato molto. No, ha nevicato la scorsa settimana, oggi infatti, bello. Sarebbe bello andarsi a fare anche una bella sciata. Domani gioca a Napoli. No, domenica. Domani. E, non so, vedremo se andrà a conferenza o no. Mi dispiace per i giornalisti che vanno lì e non lo trovano, se non ci sarà. E, io per ora... A scuola non ho presenze, ma in conferenza ce l'ho tutte. Poi dopo, se io apro un allenamento, mi scrivete se uno manda in culo un altro, cioè, il domani, cioè, perché è detto da noi a Livorno, è sempre valido. Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette livornesi. No, mi viene da ridere perché questo tormentone. E prima siamo partiti alla prima partita del girone. Bisogna arrivare primi perché la Juventus deve arrivare primi. Perché arrivando primi abbiamo tutti i vantaggi del mondo. Ora siamo primi se arrivassi onde. Ma guarda che siete buffi veri voi. Siamo a Natale. Vogliamoci bene. Lo so, ma mi hanno tirato una freccetta e hanno preso io. Sono sempre sotto mira, capito? Qualcuno con la prima ha preso. A mezzogiorno. No, che si gioca? Mezzogiorno o mezzogiorno e mezzo? No, perché ogni tanto arriviamo dopo, quindi sarebbe meglio arrivare prima. Per quanto riguarda il baseball non ho offeso assolutamente nessuno. Ho detto solo che le partite di baseball, e su questo non posso essere smentito, che durano 3-4 ore, o mi sbaglio? Quindi non è che ho detto che il baseball è... Anzi, io quando ero piccolino in cortile c'era uno spazio e giocavamo a baseball. Quindi voglio dire, tra l'altro che è uno sport che ho anche praticato divertendomi tra amici. Allora, Sarri, Maurizio, non li sto più dietro perché una volta c'è il campo, una volta c'è la settimana a meno, lui secondo me è una sua strategia per crearmi della confusione. Ma non mi interessa se sono sottovalutato, io mi diverto a fare l'allenatore, vado in campo, poi dopo, quando smetto di esco dal campo, ho altre cose da fare. Non sono uno che vive di calcio 24 ore su 24, altrimenti mi rincoglionerei parecchio. Poi tra l'altro noi martedì bisogna giocare la semifinale Coppa Italia, quindi non si può poter giocare domenica, bisogna giocare per forza il sabato. E poi abbiamo anche un ottavo di finale Champions, e quindi bisognava giocare per forza, anticipare venerdì con la Fiorentina. E questo mi sembra che è una cosa sia normale. Quando si arriva qui, se sei dentro la Coppa Italia giochi prima, se sei dentro la Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo. Ha ragione Buffon quando dice che... Come? Ha ragione Buffon, faccio che segni. Quando no, perché dice... comincia a avere fame. Spessi noi. Poi c'è la partita. Beh, quella la registriamo. No, l'arbitro ha arbitrato una buona partita. L'arbitro nei 90 minuti è stato molto bravo. Purtroppo, avete presente a Monopoli, c'è cartello agli imprevisti. Ha beccato l'imprevisto e lì è andato un po' in confusione. Una volta andai a giocare un cavallo, ti parlo di 40 anni fa, e lui faceva il liberatore, si chiamava Minnesota. E io dicevo, voglio giocare in Minnesota. E lui mi rispose, è più facile che tu alleni in Serie A che vinca questo cavallo. Vinse il cavallo e io sono arrivato alla in Serie A. Tra cavalli e giocatori ci sono analogie? Molte, infatti Benatia l'ho mandata al Prato. Perché i cavalli, dopo un po' che vincano,
si mandano al Prato a riposare. Volevo chiedere se ci sono notizie o sensazioni su Mandžukić per quanto riguarda l'infortunio. Come dice Mario Mandžukić, no good. Ora sono venuto a fare la conferenza a stomaco vuoto e vedo come mangiare. E quando a stomaco vengo a stomaco piano, voi in qualcosa mi capito, mi beccate, capito? Che sono un po' più addormentato. E allora vengo a stomaco vuoto. Infatti ho anticipato alle 2. Così a stomaco vuoto, a stomaco piano siete voi. Allora, da dove iniziamo? Oggi siete pieni, oggi è pieno. Come mai giovedì siete tutti? Cioè non ha fatto. Assolutamente è cambiato tutto. Perché ci siamo visti ieri sera. Siete tutti contenti. Ah! Fortunatamente ho avuto delle squadre che hanno vinto. Abbiamo vinto 4 scudetti e 3 quarti. 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions, siamo a quarti di finale di Champions. Che devo fare? Sono quel Lazio se non fa cura mia io. Ho capito. Infatti lo dico sempre, ci vogliono dottori bravi, ma molto bravi. Sei intenditore di ippica? Allora, bravo. Allora, nelle corse ai cavalli basta mettere il musetto davanti. Non c'è bisogno di vincere di 100. Musetto davanti. Il muso. Fotografia, corto muso. Semplice. Quello che perde di corto muso, quello che perde di corto muso, arriva secondo. Quello che vince corto muso, primo. Poi non scrivo. Aspetta, fammi finire. Poi non è che scrivano ho vinto di 30. Primo. Corto muso. Quindi 84. Se il Napoli non vince, non le vince tutte. Bastano e avanzano. Diciamo che nei 5 anni, l'anno che siamo andati fuori. Chi è? Campanello? No. Chi è? Campanello, no, avete messo i campanelli. Allora, mi tolgo la giacca. No, aspetta, mi tolgo la giacca. Vi dico che col presidente ci vediamo settimana. Quindi la conferenza oggi può essere finita. Perché tanto non frega niente a nessuno. Della Roma, delle. Io mi posso rimettere la giacca e ne posso andare. Fate emozionare. Andiamo al pianto. No, il pianto no, ho già dato ieri. Cazzo, se uno vince mai, ma cioè, ci sarà un motivo. Dio santo, Dio. Cavolo. Nel gabbione a Livorno. No, lo dico perché io tornelli vincevo tutti. Ne perdevo pochi, ne ho perso solo uno. Ci sarà un motivo. C'era un altro, Dio santo che. C'erano altri ragazzi come me che vincevano sempre i tornei. Anche lì, in proporzione. E quelli non vincevano mai. Dice, ci sarà un motivo se tutte le estate i tornelli vincevano sempre gli stessi. E quelli che perdevano sempre. Io non so come facevano, però. Vincevano. Quelli che vincono sono più bravi degli altri. Piaccia o non piaccia. Questo è poco ma sicuro. Poi dopo è normale, quelli che perdono cosa vuoi dire? Ora vi vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio perché sennò viene giù tutto. E poi dopo ce andiamo al mare a prendere un po' di sole. Mi hanno già informato che devo mettere la crema protettiva, se no piglio delle insolate e mi rincoglionisco di più di quelle che sono, quindi. Però Max, questa qua è qualcosa che ti dobbiamo tutti quanti. History alone.